Piacere di essere qui con te su Astrolove, il mio canale dedicato all'astrologia, all'oroscopo giornaliero e alle discipline olistiche. Oggi giornata di martedì, giornata corrispondente al pianeta Marte, quindi giornata di forza, giornata di coraggio, giornata di ambizione, giornata di combattività anche all'occorrenza. E infatti è proprio una giornata particolarmente importante per i segni di fuoco. Vediamo cosa hanno a raccontarci gli astri per oggi, martedì 14 marzo 2023. Prima di avventurarci in questa sintetica analisi delle posizioni planetarie più di rilievo di oggi e via via di seguito come influenzano segno per segno, ti ricordo sempre, per aiutarmi a produrre per te contenuti sempre più belli e accattivanti, di iscriverti al canale qualora ancora non l'avessi fatto, a mettere un like sotto questo video, a attivare la campanella per non perderti nessuna notifica e, se ti piacere, anche a metterci un commento. E ora puoi addirittura sostenermi in maniera più che mai concreta abbonandoti al canale e avendo così accesso a tutta una serie di privilegi e di contenuti a te riservati. Trovi sempre tutte le indicazioni in merito nel mio astroblog e in un video appositamente dedicato. Ti ricordo poi che, al di là di queste interpretazioni sintetiche di questi oroscopi giornalieri con le posizioni planetarie rispetto al tuo segno zodiacale, il tuo segno e il tuo sole di nascita, hai la possibilità veramente di indagare in maniera più approfondita, in maniera privata, su ogni aspetto che ti possa interessare, dal lavoro agli affetti, all'amore, ai figli, al business, con delle modalità che trovi sempre descritte nel mio astroblog. O addirittura, se volessi apprendere questi principi di base dell'astrologia, puoi partecipare ai miei corsi online di astrologia in un percorso di 12 lezioni comodamente da casa tua, online on demand, attraverso cui veramente entrare in possesso di queste chiavi di lettura astrologica e divenire autonoma appunto in questa interpretazione. Ma entriamo nel vivo. Giornata ancora interessante per i segni di fuoco, con questa presenza della Luna che si fa sentire marcatamente per i nati la prima e la seconda decade del segno del Sagittario, nel cui segno si trova, quindi questo senso dell'avventura, questo senso di dinamismo che riemerge dopo un periodo un po' così sottotono, soprattutto per il Sagittario, e dopo le giornate appunto trascorse appunto dell'altra settimana, con questo appunto recente arrivo di Saturno un po' smorzante. Quindi per i nati la seconda decade soprattutto c'è questa presenza lunare che viene ulteriormente rafforzata dalla ottima presenza anche di Giove, che dà una carica giusta, una spinta anche più così incisiva nelle varie situazioni. Analogamente, questa presenza sia della Luna che del Giove si fa sentire sicuramente in senso positivo sia per l'Ariete che per il segno del Leone. Quindi per i segni di fuoco davvero una giornata all'insegna di una capacità veramente di porsi in posizione di rilievo, di posizione di comando anche in un certo qual modo, e con un senso di dinamismo ancora più spiccato del consueto, con anche una disponibilità al movimento in un senso fisico, in un senso di spostarsi da quei luoghi abituali che sono i luoghi di dove vengono esercitate appunto le proprie attività. Per quanto riguarda la forma generale, è ancora presente questa influenza del Sole per i nati l'ultima decade del segno dei Pesci, nel cui segno si trova, e analogamente anche in senso positivo per i nati l'ultima decade sia del segno del Cancro che dello Scorpione. Quindi ancora questo senso di equilibrio in quegli ambienti più profondamente emotivi, profondamente portati magari più all'introspezione che non a rendere esplicite determinate cose. Da questo oggi poi contribuisce in questo senso, sempre per questi tre segni d'acqua, appunto Pesci soprattutto, ma anche Cancro e Scorpione, questa evoluzione astrale di Mercurio che si fa sentire più marcatamente appunto per i nati l'ultima decade. Quindi ancora più del consueto questa enfatizzazione di quel lato più percettivo, più inconscio, più in grado veramente di seguire quei segnali che magari ad altri possono leggermente sfuggire. Per quanto riguarda la vita più intima e personale, ancora importante anche quest'oggi per i segni di fuoco, sempre questa presenza di Venere che colora appunto questi momenti più intimi e privati, di intensità, di colore, di passione, sicuramente per i nati l'ultima decade del segno dell'Ariete, così come appunto per il Sagittario che quest'oggi ha questa luna così importante, e anche per il Leone. Viceversa, buona ripresa sempre per i nati la prima e anche seconda decade del segno della Bilancia,
del segno del cancro, del capricorno, dopo magari giorni passati non troppo eclatanti, mentre per i nati l'ultima decade può ancora subentrare qualche momento così di spigolosità nell'ambito appunto dei rapporti più intimi e personali con le persone a cui maggiormente tenete, quindi una cosa un po' temporanea, però appunto potrebbe ancora farsi sentire in questo senso. Per quanto riguarda l'operatività, sempre interessante ancora questi giorni la presenza di Marte per i nati l'ultima decade del segno dei Gemelli, analogamente anche per i nati l'ultima decade del segno della Bilancia e dell'Acquario, con la capacità veramente di dirigere le proprie scelte, le proprie energie in ambiti veramente molto stimolanti, con la capacità veramente di andare oltre quelle che sono le cose più banali, più semplici e più comuni. Questo in estrema sintesi, ma entriamo nel vivo con qualche dettaglio in più, segno per segno. Iniziamo da te, grintoso Ariete, ancora di più quest'oggi, specie se appartieni alla prima e alla seconda decade, con questa carica aggiuntiva che ti viene conferita a livello emotivo dalla Luna, quindi una capacità veramente di distaccarti in un senso anche più che mai fisico dai tuoi consueti ambienti abituali, una disponibilità al movimento, un dinamismo che ti porta veramente anche a, non dico viaggiare, ma veramente a apprezzare tutte quelle opportunità di muoverti, di spaziare in un senso quanto mai fisico. Sempre importante, se appartiene all'ultima decade, la presenza di Venere che continua a darti la spinta giusta, specie in un ambito di un rapporto nuovo, ma anche perché non è rapporto già in essere con chi ti ama, con l'eventuale partner, con la capacità veramente ancora più spiccata del consueto di coinvolgerlo e di far vivere a entrambi dei momenti veramente molto intensi e appaganti. Per quanto riguarda la tua comunicatività, sei in grado tutto sommato anche di non necessariamente importi, ma anche di prestare attenzione, prestare ascolto ai punti di vista, alle emozioni tutto sommato di chi ti vicino, con un senso di maggiore disponibilità rispetto al consueto. Forma equilibrata a livello generale, se appartiene all'ultima decade, con un sole che anche in questo senso ti consente di essere un po' più morbida e morbida rispetto al consueto. Per te, costante, coerente Toro, ancora una giornata tutto sommato particolare, in un certo qual modo è come se fossi maggiormente disponibile a scrollarti di dosso quella tendenza che a volte ti viene attribuita di rimanere un po' troppo ferma e ferma su certe tue posizioni, quindi in un certo qual modo quest'oggi potresti sentirti, se non altro a livello emotivo, maggiormente disponibile a veramente muoverti, a spostarti da quella fermezza, da quella fissità che risulta per te normalmente imprescindibile. Quindi tutto sommato è una modalità diversa che può risultare assolutamente stimolante per te. Nel contempo ti senti comunque una buona carica generale, una buona forma equilibrata se appartiene all'ultima decade, con un sole decisamente favorevole, e da oggi dal punto di vista anche mentale, sempre se appartiene all'ultima decade, puoi godere di questa contemporanea presenza di Mercurio che ti stimola ad andare incontro alle situazioni non soltanto con quell'approccio più pratico, più concreto, più razionale, ma tutto sommato con una capacità di ascolto, di percettività e di intuito che magari normalmente non consideri così importanti. Sempre intensità e calore nella vita più intima e personale, se appartiene all'ultima decade, con questa Venere che ti dà questa spinta giusta in questo settore. Andiamo avanti con te, frizzante e intelligente Gemelli, anche quest'oggi c'è una luna non troppo favorevole che potrebbe smorzare quel tuo consueto buon centramento a livello emotivo, particolarmente se appartieni alla prima e alla seconda decade. Certi tuoi obiettivi infatti potrebbero in un certo qual modo portarti in direzioni un po' inaspettate rispetto alle tue previsioni iniziali, quindi anche a livello mentale, specie se appartieni all'ultima decade, certe tue visioni, certe tue prospettive che ritenevi fossero abbastanza esatte potrebbero risultare viceversa non del tutto così precise, aderenti alla realtà quanto ti aspetteresti tu e quante si aspetterebbero le persone che magari in ambito professionale collaborano con te e sono abituati a fare affidamento appunto su una tua visione decisamente molto più precisa. Quindi una giornata un po' particolare in cui sia a livello mentale sia a livello emotivo potresti sentirti non del tutto centrato
centrato e centrata quanto auspicheresti. Ci pensa almeno Marte e tutto sommato anche Venere, se appartiene all'ultima decada, a ripristinare un buon equilibrio e darti una buona carica e a fare affidamento su dei rapporti più intimi e personali che risultano comunque soddisfacenti per te. Per te sensibile ed emotivo Cancro, ancora una giornata tutto sommato abbastanza particolare, energie in campo che ti spingono in direzioni anche inaspettate per te, rispetto a quel tuo desiderio di sicurezza, per così dire, di radicamento verso situazioni passate, situazioni che già ben conosci, potresti sentirti insolitamente a livello emotivo maggiormente disponibile ad andare incontro a quel qualcosa di nuovo che veramente stimola una certa tua curiosità, in cui veramente ti trovi a sbirciare con questo senso di positivo e graduale entusiasmo. Per quanto riguarda la tua percettività mentale, questa evoluzione astrale di Mercurio si fa sentire più marcatamente se appartiene all'ultima decade, dandoti la possibilità e la capacità, sia in ambito privato che professionale, di giungere al dunque, di raggiungere certi tuoi obiettivi senza sta lì eccessivamente a dialogare, a parlare, ma semplicemente comprendendo in un senso più profondo, più intimo, più implicito quelle che sono le situazioni, quelli che sono i punti da analizzare, che in un certo qual modo è come se ti emergessero in questo senso quasi di spontaneità dentro di te, giungendo veramente a delle soluzioni ottimali al di là di quelle che possono essere sia le tue previsioni sia di chi collabora con te. Continuiamo con te maestoso e carismatico Leone, che va incontro a una giornata decisamente intensa e ottimale, specialmente se appartiene alla prima e alla seconda decada. È ancora positiva questa presenza della Luna, che ti consente ancora più del consueto di avere una maggiore disponibilità a discostarti da quelle abitudinarietà che già normalmente consideri magari un po' troppo stantie. Quest'oggi veramente ti porta veramente ancora a decidere di, non dico prendere le valigie, ma veramente spostarti, muoverti, andare incontro con entusiasmo a delle novità non appena queste si presentano. Quindi è come se volessi veramente cogliere la palla al balzo pur di raggiungere degli obiettivi che vanno al di là di quella prassi, di quelle situazioni un po' stantie in un certo qual modo che magari ultimamente puoi aver vissuto. Quindi una giornata di buona ripresa che ti consente anche nell'ambito di vita più intima e personale, soprattutto se appartiene all'ultima decade, di tuffarti con entusiasmo ancora sia nel rapporto che stai già vivendo o ancor più se stai partendo con un rapporto nuovo, coinvolgendo appunto chi ti vicino con questo senso veramente molto rinfrescato, pur appunto nel calore, nell'intensità che questa Venere ti dà modo di vivere in questo tipo di ambito. Per te metodica, razionale, vergine, ancora una giornata dei connotati un po' delicati a livello emotivo, sei soprattutto tu che appartieni all'ultima decada a poter godere del maggiore equilibrio, invece per quanto riguarda i nati la prima e la seconda decade, potrebbe ancora farsi sentire questa presenza un po' alterante della Luna, quindi con questa tendenza a non riuscire tutto sommato a essere così focalizzato e focalizzata come di consueto. Sempre se appartiene alla ultima decade, c'è anche a livello mentale, nonostante appunto questo buon equilibrio a livello emotivo di Mercurio, potrebbe così indurti in un certo qual modo, sia nelle situazioni più private, ma ancor più a livello professionale, di avere una prospettiva un po' sfalsata rispetto a quella nitidità che normalmente riesce ad avere. Quindi non tutte le percezioni, non tutte le tue prospettive risultano veramente aderenti alla realtà dei fatti. Questo potrebbe in un certo qual modo rallentare, sfalsare anche l'effetto del tuo impegno, soprattutto nelle questioni più serie che ti riguardano. Importante questa presenza di Saturno nell'altra settimana, se appartiene alla prima decade, con questo senso di non perfetto ottimismo in un certo qual modo, questo senso quasi di eccessiva prudenza, di eccessivo rallentamento rispetto al tuo normale incedere. Continuiamo con te estetica e creativa bilancia, giornata decisamente ottimale, in un certo qual modo emotivamente ti porta a essere quella persona che prende e va, con questo senso di dinamismo molto spiccato, molto fisico, molto focoso anche in un certo qual modo,
che non manchi di trasmettere, di esternare nei confronti delle persone che ti sono vicine. Quindi c'è questa modalità ancora più entusiasta, ancora più di slancio, che ti porta veramente anche a distaccarti in un senso quanto mai fisico delle situazioni abituali che normalmente sei portata e portato a vivere. Per quanto riguarda la vita più intima e personale, continua questo buon equilibrio, questa buona ripresa se appartieni sia alla prima che alla seconda decade, e viceversa certe tue modalità relazionali se appartieni all'ultima potrebbero ancora essere un po' frastagliate con questa Venere, che in un certo qual modo è come se ti impedisse di mantenere quella serenità, quella ottima intesa che normalmente sei proprio tu a poter garantire in senso di protagonista. Quindi qualche momento in cui sarebbe il caso che smorzi certi toni, che potrebbero essere proprio questi ad alterare certi rapporti a cui maggiormente tieni. Per te strategico, inconscio, Scorpione, ancora una giornata nell'insieme positiva per quel tuo desiderio di ricercare dei punti fermi, delle certezze. A livello emotivo potresti sentirti, non dico un pesce fuor d'acqua, ma non perfettamente a tuo agio, pur dando adito a degli stimoli che la giornata di oggi inevitabilmente è in grado di portarti. Nel farlo, tutto sommato, soprattutto se appartieni alla seconda, ma ancor più l'ultima decade, questa presenza favorevole di Mercurio ti consente di far affidamento ancora più del consueto su quella tua capacità intuitiva di comprendere con congruo anticipo ciò a cui vai incontro, quindi in un certo qual modo senza prendere eccessivi rischi. Per quanto riguarda la tua forma generale, è sempre ottimale se appartieni all'ultima decade, con questa presenza del sole che ti consente di sentirti in buon equilibrio e anche in questo senso di fare affidamento su quel tuo lato più inconscio e percettivo. E anche tutto sommato nella vita più intima e personale riesce a dare spazio a dei momenti in cui più che procedere con quel senso di gradualità, quel senso di prudenza, riesce anche a lasciarti andare con una sorta di maggior spontaneità, maggior entusiasmo, con quel senso magari che da un bel po' di tempo magari non riuscivi a vivere. Continuiamo con te ottimista e avventuroso Sagittario, giornata dei connotati un po' italiananti in cui comunque ci sono alcuni influssi astrali che riescono a darti una spinta giusta in un periodo che non è proprio eclatante per te. Oltre a questa presenza un po' smorzante, la tua consueta carica, il tuo consueto entusiasmo, se appartiene ai primissimi giorni della prima decade di questo recente arrivo di Saturno, c'è un'evoluzione astrale significativa per quanto riguarda il tuo approccio più mentale, grazie a Mercurio che si fa sentire sempre meno, sia se appartiene alla prima che alla seconda decade, mentre sono soprattutto in atti l'ultima decade, a poter avere sia nel privato che in ambito professionale una percettività, una prospettiva non del tutto nitida delle varie situazioni a cui appunto si va incontro, in questo senso appunto di sfalsamento rispetto alla realtà dei fatti. Decisamente migliore la vita più intima e personale, ancora con questa Venere decisamente favorevole, sempre per i nati l'ultima decade, con la capacità veramente di coinvolgere le persone a cui si vuole bene, le persone che ami, con questa capacità veramente di gettare tutto alle spalle e vivere con pienezza, con carica, con entusiasmo, con grande slancio. Per te pragmatico e concreto Capricorno, ancora una giornata nell'insieme abbastanza positiva, comunque di graduale ripresa per quanto riguarda un po' tutti gli ambiti. Questa capacità di procedere con una modalità magari meno concreta rispetto al consueto, ma non per questo meno efficace, continua a farsi sentire soprattutto per i nati l'ultima decade. Sia la presenza del Sole che di Mercurio, infatti è come se ti spingessero in territori un po' diversi rispetto al consueto, con la capacità veramente di prestare ascolto a tutte quelle sfumature che normalmente non consideri di assoluto rilievo, che invece potrebbero rivelarsi veramente molto importanti per quelli che sono i raggiungimenti degli obiettivi per te più importanti. Anche per quanto riguarda la tua vita sentimentale c'è una buona ripresa, sempre se appartiene alla prima e alla seconda decade, non sempre invece se appartiene all'ultima decade, con questa presenza di Venere un po' fastidiosa. È come se riuscissi a mantenere quel consueto equilibrio che normalmente sei in grado di appunto manifestare nei confronti delle persone a cui maggiormente tieni. Anche per quanto riguarda la tua emotività, sempre importante la presenza della Luna, se appartiene alla prima e alla seconda decade, che continua a darti la possibilità, per così dire, di distaccarti da quella tua modalità più prudente, più riservata rispetto al consueto.
Continuiamo con te frizzante e anticonformista Acquario, ragionate decisamente molto stimolante che ti consente veramente in un senso più che mai fisico, più che mai dinamico di andare incontro alle novità, tanto più rispetto al consueto che già ti vede entusiasta di tutto ciò che si discosta dei canoni abituali, con la capacità veramente di muoverti dinamicamente verso tutto ciò che ancora non conosci, con questo senso quasi avventuroso, decisamente in senso molto positivo a livello specialmente emotivo, se appartiene alla prima e alla seconda decade. Nel fallo, tutto sommato, puoi anche far finta, in un certo qual modo, di non prestare ascolto invece a quella voce più intima, più interiore, che è come se ti guidasse nelle scelte che ti ritrovi a fare. Questo Mercurio favorevole, specie se appartiene alla seconda e anche all'ultima decade, ti consente infatti in un certo qual modo di preventivamente comprendere quella direzione in cui ti stai muovendo, anche se apparentemente non tutto ciò che ti si presenta di fronte sembrerebbe noto. Quindi è una giornata un po' particolare che ti vede comunque sì dinamico e dinamico, ma anche con una sorta di attenzione a certe sfumature che magari alle persone attorno a te potrebbero anche sfuggire. Concludiamo con te fantasioso e profondo Pesci, che va incontro ancora una giornata tutto sommato un po' altalenante, buona la presenza di Mercurio e del Sole, soprattutto se appartiene alla ultima decade, che ti consentono tutto sommato anche insieme a Nettuno di fare ancora più del consueto affidamento su quel tuo lato più inconscio, più percettivo, più anche sognativo in un certo qual modo, pur di avere un'interpretazione della realtà che riesce a essere confacente a quelle che sono le tue esigenze. Un po' smorzante invece il tenore generale se appartiene alla prima decade, con questo recentissimo arrivo di Saturno nella sua gradualità che si fa sentire particolarmente per i nati i primissimi giorni della prima decade. E anche per quanto riguarda il tuo umore, la presenza della luna di oggi, specie se appartiene alla prima e alla seconda decade, potrebbe ancora farsi sentire con questo senso un po' alterante, con questo senso di non perfetta obiettività nei confronti delle varie situazioni che la giornata ti porta. Buona l'operatività se appartiene alla prima e alla seconda decade, ancora necessità di aggiustare il tiro, come si suol dire, se appartiene all'ultima, soprattutto in quelle questioni più astratte, più teoriche, con questa presenza di Marte che potrebbe così alterare il tuo incedere, facendoti un po' disperdere certe tue energie. Direi che anche per oggi è tutto, ti ringrazio di essere stata e sei stato qui con me su Astrolove per aiutarmi a produrre per te contenuti sempre più belli e accattivanti. Ti invito, qual ancora non l'avessi fatto, a iscriverti al mio canale, a mettere un like sotto questo video, a attivare la campanella per non perderti nessuna notifica e se ti fa piacere anche metterci un commento qui sotto. E da ora ti do anche la possibilità di abbonarti al mio canale, non soltanto per sostenermi in maniera più che mai concreta, ma anche per avere accesso a tutta una serie di contenuti a te riservati e ad altri privilegi che trovi ben descritti nel mio astroblog o in un video appositamente dedicato. Ti ricordo anche che oltre a questi brevi oroscopi sintetici che tengono presente la posizione di vari pianeti rispetto al tuo segno zodiacale, al tuo sole, puoi indagare in maniera privata, personalizzata, approfondita su ogni aspetto che ti sta a cuore, dall'amore, agli affetti, alla famiglia, al lavoro, al denaro, alle amicizie, con una consulenza personalizzata che puoi appunto chiedermi in privato secondo le modalità che trovi nel mio astroblog, o addirittura se volessi apprendere, entrare in possesso di queste chiavi di lettura in prima persona, puoi partecipare ai miei corsi online di astrologia, con cui appunto attraverso un percorso di 12 lezioni strutturato su misura per te, live on demand, hai modo appunto di entrare in possesso di queste meravigliose chiavi di lettura della mantica astrologica. Direi che anche per oggi è tutto, ti ringrazio ancora, ti do appuntamento come di consueto per l'oroscopo giornaliero, sempre domani mattina qui sul mio canale, e ti auguro che gli astri veglino sui tuoi passi e ti aiutino a percorrere il tuo cammino in consapevolezza. Ciao!